Una breve camminata tra via Milano, piazza Parmigiani e piazza Liberazione. Questo per ricordare i 16 anni di indipendenza del Kosovo. 16 anni di indipendenza per il Kosovo, oggi siete qui per una breve manifestazione per ricordare questo importante appuntamento. Sì, Cristiano, noi ci siamo visti 3 mesi fa per l'indipendenza dell'Albania, dove tanti cittadini, diciamo, albanesi, kosovari erano presenti e quindi abbiamo voluto riorganizzarci, seppur in maniera molto, possiamo dire, familiare, anche oggi, per il fatto ieri era appunto il giorno dell'indipendenza, per i 16 anni dell'indipendenza del Kosovo, un'indipendenza, come potete capire, molto, molto giovane ancora, ma proprio per questo forse secondo me è ancora più importante. Perché significa che solo 16 anni fa, insomma, questa terra non aveva la propria libertà, la propria indipendenza. Quindi credo che sia molto importante. Tanti albanesi del Kosovo sono presenti nel territorio del Magentino. È anche un'occasione per ritrovarsi, per stare insieme e per portare avanti comunque una tradizione, una cultura. Certo. Come dicevo oggi, stando in Italia, si diventa a volte più italiani, no? Perché si tende a integrarsi, come giusto che sia, nel tessuto sociale italiano, ma si tende poi, no? Il rischio è quello proprio di perdere un po' le radici ed è sbagliatissimo perdere le radici, perché sta proprio lì il cuore della democrazia, dell'indipendenza, della libertà, e che sono tutti valori più che oggi, insomma, più importanti che mai. A quante persone ammonta la comunità kosovara qua a Magenta? Avete dei dati magari? Allora, non ho dei dati precisi, però sicuramente ci sono centinaia di Sono famiglie, insomma, che parecchie, sono ben certo. integrate, assolutamente. Anche perché ci ritroviamo quando magari vedono una bandiera albanese, allora altrimenti non si capisce più, parliamo tutti italiano, i figli sono nati in Italia, quindi, sì. È così. e quindi è bello anche per E questo. certo, Allora, va bene, grazie. grazie a voi.